Ecco, bentrovati a tutti i web spettatori di tvradicale.it. Cominciano in questo momento con qualche minuto di ritardo le trasmissioni in diretta di TV Radicale, le consuete trasmissioni domenicali. E oggi le nostre trasmissioni si aprono con un radical bar molto importante sia per il tema che tratteremo sia per gli ospiti che abbiamo. Il titolo del radical bar è questo: la legge schifezza sul testamento biologico. Il Parlamento si avvia ad approvare una legge schifezza contro il testamento biologico. Ci sarà un nuovo referendum, intervengono Claudia Sterzi, infavoriamo l'ingresso dei nostri ospiti naturalmente, da sinistra verso destra vedete Claudia Sterzi, poi Mina Welby con Gianni Colacione e rispettivamente Mina Welby componente della direzione dell'associazione Luca Coscioni e Gianni Colacione anche insieme a Claudia Sterzi. Claudia Sterzi la conoscerete anche perché naturalmente nota militante antiproibizionista e già segretaria dell'associazione radicale antiproibizionisti, e poi vedete Sergio Tatarano che è il presidente della cellula Coscioni di Francavilla Fontana in provincia di Brindisi, una delle cellule sicuramente più attive nel panorama delle cellule coscioni di tutta quanta Italia. Bene, il tema è veramente denso, ricordiamo che la legge sul testamento biologico in questo momento è al Senato, ma è stata modificata, diciamo, sia l'impianto base che le successive modifiche effettuate hanno portato noi della redazione a definire questa legge come legge schifezza. Però vorrei che al di là chiaramente delle critiche che ci sono piovute addosso per aver, sottolineo, come redazione e non come singolo responsabile del palinsesto scelto questo titolo, evidentemente ci dobbiamo confrontare anche con queste critiche, perché quindi la prima domanda che vi faccio è proprio questa: secondo voi esiste una certa prevenzione da parte nostra nell'aver definito questa legge schifezza, questa proposta di legge? Cominciamo proprio da Mina Welby. Allora, io posso dire che mi posso riferire non soltanto a quello che dico io, non è un giudizio preventivo, ma è una realtà. Io il giorno dopo la votazione ho incontrato due persone insospettabili. Una signora anziana che esce dal tabaccaio sotto casa mia e mi dice: signora Welby, io non la conoscevo, lei conosceva me, signora Welby, adesso che devo fare? Io ho fatto il testamento biologico e adesso che cosa faccio? E tu stia tranquilla, il testamento biologico è valido come prima, la legge ancora sta in Senato e vedremo come andrà avanti. Ah sì, perché io mi metto veramente a protestare, va bene, allora almeno siamo in due, ho detto. E poi dopo poco ho incontrato un signore che io conosco bene e abbiamo parlato molte volte, è un signore che è non di sinistra ma è di destra, è anche molto religioso, e lui ha subito detto che vuole parlare con me, vuole intavolare un discorso perché questa legge non gli sta assolutamente bene, anche se lui è favorevole alla vita eccetera, però questo, dice, è una cosa che è assolutamente contro la dignità delle persone, contro il diritto, un diritto umano, e contro la Costituzione. Quindi lui l'ha inquadrato veramente molto bene, e ho avuto anche telefonate da altre persone che conosco. E io dico anche il giudizio di loro: ma voi radicali fate qualcosa, ma non lo facciamo soltanto noi radicali, ma lo dovete fare insieme a noi, tutti voi, tutti i cittadini che sono convinti di questo devono mobilitarsi, parlare con altri, contattarci, magari iscriversi all'associazione Coscioni, iscriversi a Radicali Italiani o a un'altra associazione radicale che trovate sul vostro posto o nel vostro comune. E quindi io sto facendo questo per il momento per avere ascolto e per far capire
che è veramente una lotta molto molto importante e non è una cosa per la nostra visibilità, ma per avere il diritto per le persone che devono e che vogliono decidere per se stessi, perché è quello che si vuole. In qualsiasi maniera uno decida, deve essere rispettato, sia che decida per vivere, sia che decida per voler morire. E poi io credo che sia anche giusto includere qui anche il diritto di morire senza più soffrire, quindi anche per l'eutanasia. Io questa la includo fortemente, anche se in questa legge si parla che, non si, che è una legge contro l'eutanasia, ma questa è peggio di contro l'eutanasia, è proprio contro la dignità delle persone, contro la nostra libera scelta. Anche se non si pensa nemmeno all'eutanasia. Ecco, io intanto ringraziando Mina Guelvi per la bella risposta che ci ha dato, inviterei Gianni a favorire una migliore inquadratura sia per Mina che per lui stesso e a stare un po' più lontani dal microfono. Claudia, a te la parola. Secondo te è troppo parziale aver definito questa legge, questa proposta di legge, una legge schifezza? Siamo talmente prevenuti come radicali? Sì, è parziale nel senso che in realtà è peggio che una legge schifezza, e più ancora, c'è cioè una legge contro la vita, cioè proprio quello che loro propagandano come sempre, che noi siamo contro la vita per la morte, sia sul tema dell'eutanasia che sul testamento biologico, che anche su altri temi del resto. In realtà li si può tranquillamente ridire: questa è una legge contro la vita che non tiene in nessun conto e in nessun rispetto i diritti fondamentali della persona, ciò che c'è di più personale e di più privato, che toglie la scelta su un momento fondamentale della vita, perché alla fine la morte è un momento fondamentale della vita, ci può piacere o meno, però così è per tutti, almeno fino a che Don Verzé non ci avrà trovato il segreto dell'immortalità, perché sembra che adesso ce lo trova, fino a quel punto è una cosa che riguarda tutti in ogni modo e sarebbe anche forse bene riuscire a sfrondare un attimo tutto l'aspetto emotivo, perché questo a volte ci impedisce anche di razionalizzare le cose e di rendersi conto di quanto sia ridicolo, veramente ridicolo, uno Stato che pretende di alimentarti forzatamente, per esempio. Cioè sono azioni che di per sé suonano assurde al buon senso comune. E poi alla fine, grazie appunto all'informazione, a tutto quello che sappiamo, invece è molto difficile poi far capire alle persone. Su questo tema è molto difficile farlo capire, meno che su altri, perché comunque, giustamente, come ci dice sempre Pannella, in ogni famiglia italiana, o quasi in tutte le famiglie italiane, in qualche modo si è venuti a contatto con questa realtà, che è una realtà sì politica, ma anche molto personale, per cui poi al momento che la vivi, la verità ti appare ovvia. Cioè la verità è che ognuno ha diritto di scegliere per se stesso, per il suo corpo, per la sua morte, ha diritto di scegliere semplicemente come vuole. E da una parte devo dire, è anche assurda, oltre che essere una legge schifezza, è anche una legge completamente assurda per diversi motivi. Uno è che se veramente importasse così tanto alle gerarchie vaticane della vita in assoluto, della vita come valore, semplicemente non ci sarebbe più nessun bambino che muore di fame a partire da oggi, se veramente al Vaticano interessasse la vita come valore, perché non si capisce perché il bambino africano di 2 anni deve morire di fame, intanto te devi campare a spese della collettività, intubato. Perché poi c'è anche un aspetto economico alla fin fine che non è nemmeno male vedere, perché è importante anche quello. E quindi sopravvivi, mentre nel frattempo, appunto, ci sono delle cifre che io non sto a riportare un'altra volta perché è inutile, perché tanto non importa nulla a nessuno, enorme di bambini condannati alla pena di morte, letteralmente, perché la morte per fame è una pena di morte che il mondo assegna a una categoria che semplicemente per caso nasce in una parte del mondo invece che in un'altra, perché non è un merito essere nati in una parte del mondo invece che in un'altra, è semplicemente un caso. Quindi da questa parte è assurda, nel senso che richiama il valore della vita umana come assoluto e poi in realtà non lo persegue per niente. È profondamente assurda giuridicamente e in tutti i modi, perché dall'altra parte poi non si tiene in nessun conto tutte quelle che sono le pene di morte comuni in Italia, ma anche nel mondo, che sono le pene di morte per inquinamento atmosferico, per le polveri sottili, per l'inquinamento delle fabbriche, per tutto quello che è il discorso, l'amianto, i cementifici, le discariche, le cave dove vengono nascosti i rifiuti tossici. Ecco, da quella parte della vita umana non gliene può fregare di meno a nessuno, obiettivamente.
Non solo per quello, le morti in carcere, che sono anche questo un tema in questo momento molto presente, cioè in tanti sensi, per ottenere la moratoria sulla pena di morte ci è voluto e alla fine ancora oggi non è applicato in tutte le parti del mondo. Per cui della vita umana, obiettivamente, dall'altra parte non c'è nessun interesse né a sostenerla e nemmeno a farla vivere in maniera migliore. Per cui è una legge contro la vita, è una legge assurda, il che forse è ancora peggio che essere una legge schifezza. Bene, Sergio, magari se rispondi anche tu a questa domanda, poi sarebbe bello se tu approfondissi più gli aspetti tecnico-giuridici di questa proposta di legge, ormai addirittura d'arrivo. Penso che al di là del fatto che questa, a mio avviso, è una legge soltanto costituzionale, ma anche... Scusa un attimo, Sergio, Gianni, abbiamo dei rumori, se puoi escludere il tuo microfono. Ah, va bene. Ok, vai Sergio, C'è scusa. un fruscio? Allora il ventilatore. Ok, dimmi se va meglio. Sì, vai pure Sergio, scusa. No, No, dicevo che questa non è soltanto una legge incostituzionale e illiberale, e di conseguenza per chi come noi ha una determinata impostazione politica e culturale è difficile da accettare, ma è molto più, come dire, da un punto di vista pratico, è una legge che io trovo profondamente inutile. E infatti non riesco a darmi una spiegazione davvero a che cosa possa servire una legge che obbliga le persone ad un determinato trattamento e che quindi non consenta loro di decidere. Peraltro, diciamo, la sua assurdità sta nel fatto che noi abbiamo la possibilità effettivamente, nel momento in cui siamo in grado di comunicare, questo è giusto così per entrare minimamente nello specifico del testo, possiamo già fare una prima valutazione proprio al fine di comprendere l'assurdità di questa legge. Se oggi siamo in grado di comunicare, possiamo Sergio, puoi alzare un effettivamente... po' il tono della voce? Sì, dicevo che se oggi siamo in grado di, nel momento in cui siamo in grado di comunicare, possiamo decidere di accettare o meno qualsiasi tipo di cura, compresa anche la idratazione e la nutrizione artificiale. Se invece ci troviamo a redigere un testamento biologico, questo non potrà essere preso in considerazione con riferimento a idratazione e nutrizione nel momento in cui noi poi non siamo più in quelle condizioni, quindi non siamo più in grado di comunicare nell'attualità le nostre volontà. Ecco, già questo a mio parere è un primo evidente punto su cui si dovrà poi prima o poi pronunciare la Corte Costituzionale. Credo che sarà chiamata a pronunciarsi se non dovesse essere modificato. Cosa che io temo che non avverrà. E, quindi, insomma, credo che anche alla luce di quello che diceva Mina, io 2 giorni fa sono stato in un comune della provincia di Bari, insieme a Beppino Englaro, insieme al sindaco di Francavilla Fontana, sono stati invitati perché a Francavilla è stato istituito il primo registro tutta la Puglia, il registro comunale dei testamenti biologici, comune quello di Francavilla, che sottolineo è di centrodestra e che ha voluto dare questa grande prova di sensibilità. Ebbene, c'è stato un vero e proprio bagno di folla sia per Beppino che per il sindaco di Francavilla, che insomma diciamo, è stato ben contento di aver preso quella decisione un anno fa e ha potuto, come dire, osservare la popolarità di una iniziativa di quel tipo. Poi mi fermo qui per il momento, poi magari mi dirai tu che cosa. Benissimo, Sergio. Ecco, magari per il prossimo intervento un tono di voce più alto, che è il livello del microfono un po' basso. Ecco, Gianni, a te la parola, invece la domanda è sempre la prima che ho fatto, e siamo veramente così troppo prevenuti nell'utilizzare il termine legge schifezza in quanto radicali, oppure un problema di contraddittorio assente? Allora, guarda, intanto, se non sbaglio,
questo termine appunto che pare ci abbiano criticato, adesso io non so bene a conoscenza della provenienza di queste critiche, se non sbaglio è stato coniato da Maria Antonietta Farina Coscioni, esponente esimio e autorevole radicale, eletto e anche appunto membro dell'organo legislativo, e quindi mi sembra che ha pieno diritto di poterla chiamare così dal momento che ovviamente non come oppositrice, e dal momento che abbiamo avuto delle leggi tipo la legge elettorale che lo stesso leghista Calderoli ha chiamato porcata, voglio dire, insomma, mi sembra che sia più che legittimo chiamarla in questo modo. Poi schifezza, ovviamente, per parlare un po' della semantica, è chiaro che riporta ad una condotta che ispira questa legge estremamente proibizionista. Noi appunto siamo antiproibizionisti, ma antiproibizionismo è un approccio, diciamo, che ispira tutta, che può ispirare una condotta, una nuova condotta legislativa in tanti campi, non soltanto nella droga, per quanto riguarda appunto le leggi sulla droga, ma anche per quanto riguarda questo tipo di argomenti. Per quanto riguarda personalmente, penso che non ci dovrebbe essere nessuna legge che debba regolamentare dei settori così particolari che vanno a incidere sulla che vanno a prendere in esame dei momenti estremamente particolari e sensibili e drammatici della vita umana. La disponibilità in questo modo dovrebbe essere lasciata in questi casi alle persone di poter decidere secondo coscienza, nel pieno della loro consapevolezza e dell'esercizio della loro libertà, che non è, ricordo appunto, non è equivalente ad abuso di libertà, all'esercizio di libertà. Purtroppo io ho sentito nel dibattito parlamentare degli approcci estremamente clericali. Io ho ascoltato appunto con la diretta parlamentare su Radio Radicale Scavagnini, che pare abbia vissuto una vicenda drammatica e da cui è uscito, adesso non so bene i particolari, ma comunque sia, ha citato appunto il suo momento peggiore in cui ha intravisto un tunnel della luce. Cioè, quando questo tipo di terminologie e di argomenti vengono a far parte di un complesso di argomentazioni all'interno di un organo legislativo, è ovvio che poi il risultato, insomma, non può che essere quello appunto che è uscito fuori, insomma, una legge che nega il diritto di scelta, e questa è la cosa più deleteria, insomma. Qualunque esso possa essere, deve essere sempre garantito nel pieno della libertà e credo anche di ciò che sta sancito dalla nostra Costituzione. Bene ragazzi, allora io a questo punto direi, dopo questo primo giro, di approfittare della presenza di Mina e, sì, e fare una sorta proprio di tavola rotonda con Mina, rivolgendo a lei tutte le domande possibili e immaginabili che ci vengono in mente, anche attraverso la chat. E io comincerei a fare questo giro, chiaramente poi ognuno potrà anche fare argomentazioni proprie approfittando del tempo che gli viene dato a disposizione, però io direi di mettere proprio Mina al centro di questa trasmissione, modificando un po' la formula del Radical Bar, proprio per cercare di fare più domande possibili. Intanto ce n'è una subito, Mina, che te la leggo, viene dalla chat. Americano dice: ma perché non citate letteralmente il testo di legge spiegando in cosa la ritenete schifezza? Per ora ho sentito solamente umori, cose mirate alla pancia della gente, non mi sembra granché. Questa è l'opinione di Americano. Mina, come dibattiamo? Sì, io ho fatto una ricerca su Open Camera, ma il testo di legge, così come è stato votato, ancora non l'ho trovato. Non so se intanto è stato postato, comunque ancora non c'è. Ci sono delle cose però che possiamo dire, per esempio che è di nuovo stato insistito sulla nutrizione e idratazione artificiale, che è poi stato ancora rincarata, cioè non solo che non si può non rifiutarla, ma che il medico può, per esempio, poi alla fine soltanto togliere le cure mediche da un paziente quando non ci sono più, dopo accertata assenza di attività cerebrale
integrativa cortico-sottocorticale. Sono già questi termini che nessuno capisce e credo che nessuno in Parlamento abbia capito. E poi so soltanto, perché ho chiesto dei medici, ho chiesto anche Ignazio Marino, che è medico specialista, e ha detto che sono delle valutazioni con una, come si chiama quella, la, ditemelo voi, adesso non mi viene il nome, cioè sono degli esami che in altri centri specialistici un attacco speciale, insomma, che va fatta. Sì, ma lo possono fare soltanto in centri altissimo specializzazione, e non ce l'abbiamo dappertutto, quindi è una cosa assolutamente impossibile. Io credo che una persona sa benissimo che se non vuole vivere in uno stato di incapacità ancora di relazionarsi con gli altri, io credo che non debba essere insistito. Quindi io credo che io vorrei essere molto molto vicina a quelle persone, a tutte quelle persone che in questi giorni hanno difficoltà a sapere che cosa succede a loro, e come i medici, in modo particolare voglio essere vicina ai medici, perché citando poi nella legge di nuovo, che non è stato cancellato, il codice penale ben due volte, vorrebbe dire che ogni medico si dovrebbe ben guardare a fare quello che il malato chiede, per esempio interrompere le terapie, anche se fosse un malato ancora cosciente, perché qui in questa legge non si parla soltanto della volontà scritta, per quando uno non è più capace di intendere di volere, ma anche della volontà, come Piero Velbi, che ha chiesto di staccare il respiratore previa sedazione. Citando il codice penale vorrebbe dire che il medico, qualora causasse la morte di un malato con un intervento suo, sarebbe passibile di pena, perché se l'ha chiesto il malato allora è un suicidio assistito. Se lo chiede, va sotto l'articolo 579. Se è una decisione del medico stesso solo, allora è omicidio e sarebbe passibile di 21 anni di galera. Ecco, quello che Pier Giorgio ha chiesto prima, il 16 dicembre del 2006, quando si è rivolto al tribunale civile, aveva chiesto di dire al medico di sedarlo e di staccarlo dal respiratore. Il giudice civile aveva detto che il paziente può chiedere questo, ma non è ricevibile, perché non c'è una legge, ma c'era la Costituzione. Certo. E anche oggi c'è la Costituzione, e facendo una decisione simile, mettendo ancora avanti il codice penale, un giudice potrebbe di nuovo fare causa al medico, e non credo che tutti i giudici sono come la giudice Zaira Secchi, che proscioglie il medico appellandosi all'articolo 51 del codice penale, dove dice che c'è l'esimente perché il malato aveva fatto la richiesta e il medico ha agito in servizio e obbligato appunto per la sua carica di medico. Se ci fosse al posto della giudice Zaira Secchi un giudice La Viola, che era il giudice per le indagini preliminari, avrebbe fatto un'altra cosa, sarebbe andato avanti, ci sarebbe stato un processo con tanto di testimoni, eccetera. Invece la cosa è stata diversa. Ecco, io posso solo dire
che per questo motivo Maria Antonietta aveva assolutamente ragione di chiamarla legge schifezza. E poi lei che si è veramente spesa tantissimo proprio con gli emendamenti che sono stati tutti eliminati uno dopo l'altro, e lo avremo poi sul sito Open Camera, perché ho seguito lì già la legge prima ancora, ho seguito anche gli interventi, però non hanno fatto vedere quali erano gli emendamenti che venivano votato, o forse non sono stata capace io a cercarli, a trovarli. Comunque la legge dovrebbe essere pubblicata sul sito Open Camera nei prossimi giorni, e so che passa in Senato martedì dopo, insomma, dopodomani. Bene, allora io direi di cominciare, dopo questa domanda di americano proveniente dalla chat, da Sergio. Sergio mi stai chiedendo la parola, prego. Sì, no, diciamo a completamento di quello che diceva in maniera molto corretta Mina, io sono riuscito a trovare alcuni stralci, diciamo, di questa legge. C'è l'articolo numero 7, che è probabilmente insieme a quello nel quale si parla di idratazione e nutrizione artificiale, è probabilmente quello più criticabile. Si dice: gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal medico curante, che sentito il fiduciario annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno. Quindi credo che una norma scritta in questo modo sia particolarmente emblematica. Sentiamo, leggiamo: orientamenti presi in considerazione, e dopodiché il medico sente il fiduciario e scrive se seguire o meno. Cioè, voglio dire, è una tale presa in giro nei confronti dei cittadini che, come da quello che leggiamo, potranno andare a redigere il loro testamento biologico, che peraltro avrà una durata di 5 anni, dopodiché non servirà più a nulla. Anche questa cosa mi sembra abbastanza bislacca. Dopodiché il medico potrà fare di quel documento ciò che crede, in buona sostanza. Io credo poi, oltre a questa considerazione, ne vorrei fare una, diciamo, di carattere squisitamente politico. Considerare come, mentre diciamo, la particolarità del caso Italia, anche in questo ambito, mentre in tutto il mondo, in tutti i paesi più civili, abbiamo visto un intervento in questa materia volto a riconoscere dei diritti nei confronti dei pazienti e quindi delle persone che sono potenzialmente sottoposte a delle cure, noi in Italia abbiamo avuto il fenomeno inverso, vale a dire che, come anche spudoratamente è stato più volte riferito da esponenti autorevoli del governo, loro stanno intervenendo per evitare nuovi casi Englaro. Quindi già da questa ottica, dal fatto che venga resa nota quello che è il punto di partenza, cioè loro vogliono intervenire per fare una legge che noi abbiamo definito contro il testamento biologico, e non è un caso, perché appunto, mentre nel resto dei paesi più avanzati abbiamo delle leggi fatte nell'interesse del cittadino, in Italia si verifica il caso opposto, cioè una legge fatta per evitare che il cittadino possa decidere in maniera libera e consapevole. Peraltro, e chiudo, va chiarito che, come dicevo già prima, una legge di questo tipo non va ad incidere, almeno da quello che è dato sapersi, non va ad incidere nei confronti di chi è in grado di comunicare, quindi di quelle persone che sono effettivamente in grado di dare al medico le loro disposizioni, ma soltanto nei confronti di quelle persone, come esattamente il caso di Ioloana Englaro, e quindi non hanno più questa possibilità.
E di conseguenza io non posso che considerare questo tipo di legge, così come è fatta, una vera e propria violenza nei confronti dei cittadini. Ora non so a quali altre considerazioni dovremmo fare per l'amico che ha scritto in chat dicendo che stiamo un po' parlando in maniera generica. Stiamo cercando di sviscerare sulla base delle informazioni che ci vengono rese note, ma insomma credo che più brutta di così non so che cosa dovremmo scrivere in questa legge. Bene, grazie Sergio, però prima di toglierti la parola, innanzitutto ricordiamo che arrivano a Mina Welby i saluti dalla chat. E allora c'è innanzitutto Marco Marchese che saluta Mina Welby, poi c'è anche Silvana Bononcini che saluta Mina Vagante. Insomma, arrivano tanti saluti e tanti ringraziamenti, Mina, per la tua presenza in questa trasmissione. Ti inviterei, Sergio, come ho detto prima, a fare proprio una domanda a Mina. Sì. Ma che dire, non so, diciamo, come crede che avrebbe vissuto Pier Giorgio una situazione del genere? Io dicevo l'altro giorno, ho incontrato Peppino che è stato ha fatto questo intervento molto bello all'interno della festa di Sinistra e Libertà di questo comune del Barese, e lui parlava molto della figura della figlia, quindi del fatto che sua figlia era un cavallo di libertà, l'ha sempre definita più o meno in questa maniera, se non erro, e soprattutto io ho diciamo, anche leggendo tutto quello che è stato il calvario che ha subito Peppino, anche per tante volte, diciamo che gli è stato chiesto, anche all'interno di quella stessa iniziativa, gli è stato chiesto: ma non hai avuto qualche ripensamento, non hai mai avuto qualche ripensamento nel condurre quella battaglia? E credo che sia questa è una domanda profondamente sbagliata, e voglio sapere poi anche Mina che cosa ne pensa, perché giustamente l'ottica ancora una volta a non essere chiara. Peppino si è battuto sapendo esattamente quello che voleva la figlia, quindi non era un ripensamento che doveva avere lui personalmente. Lui sapeva che era quella la richiesta della figlia, e sapeva che la figlia non avrebbe mai voluto trascorrere, come purtroppo ha fatto, 18 anni in quello stato. Ecco, quindi qualche considerazione a Mina da questo punto di vista, più specificamente umano, anche in considerazione di quello che era Pier Giorgio e di quella che è stata la sua battaglia. Tra l'altro Mina ha conosciuto benissimo anche Maddalena Toro, che è un altro eroe civile insieme al marito Giovanni Nuvoli. Ecco, sulla scorta di tutte queste esperienze Mina sicuramente ci potrà dire qualcosa di toccante. Sì, e Luana, dunque il caso Englaro, il caso Welby, il caso Nuvoli, sono tre casi molto differenti. Molto più vicini sono quello Welby e Nuvoli, che sono, si può dire, uguali, soltanto nel termine e con la scelta finale e la cosa drammatica finale era differente. E Luana era una persona che aveva fatto una scelta quando era giovane, è stato poi appurato dagli avvocati, come si fa in un tribunale vero, e sono state fatte le testimonianze, e secondo queste testimonianze un giudizio in tribunale, una sentenza, non può essere attaccata, questo si sa, però è stato fatto dal governo, è stato detto che da parte del tribunale è stato fatto qualche cosa contro il Parlamento, insomma era un'invasione dell'attività del Parlamento, cosa non vera. E si è voluto fare questa legge proprio perché non si voleva più altri casi Englaro. Ma altri casi Englaro sicuramente non ci saranno, perché l'unica cosa che potrebbe succedere è che adesso si ripeteranno altri casi come Eluana, che vanno in stato vegetativo, però hanno lasciato scritto
e quindi c'è una espressione di volontà vera, tangibile, visibile. E quindi io credo che è assolutamente non attaccabile. Nessuno può, anzi, se ci fosse qualcuno che dice no, questo non si può eseguire la volontà di questa persona, si può fare assolutamente ricorso. Quello che è di Pier Giorgio Welby e di Nuvoli sono due cose molto differenti nella scelta finale, perché Pier Giorgio Welby ha trovato poi il medico, cioè è stato il medico che ha trovato lui, perché noi non l'abbiamo cercato, è stato il medico Mario Riccio, che era già da 15 anni nella consulta di bioetica, e aveva lavorato lì e stava studiando questi casi di stacco, appunto di scelta di fine vita, tipo quella di Pier Giorgio, però naturalmente erano sempre nascoste e non si sanno, ancora tutt'oggi vengono fatte, ma non si sanno, non viene scritto nemmeno nelle cartelle, non se lo possono permettere i medici di farlo. E Welby l'aveva chiesto al Tribunale Civile, il Tribunale Civile non ha dato il permesso, e anzi ha detto che bisogna fare una legge. Welby è ricorso il 19 dicembre, cioè il giorno prima della sua morte, ha fatto ricorso di nuovo al Tribunale, però poi ha fatto dall'altra parte, ha fatto da sé. Ha fatto una disobbedienza civile e il medico insieme a lui. E il medico è stato poi incriminato, ha avuto l'incriminazione coatta e alla fine però è stato prosciolto. Nuvoli è andato diverso. Anche Nuvoli si è fatto speranza, perché lui è stato poi tracheotomizzato contro la sua volontà. Tanto più era da rispettare, mentre Welby aveva dato il consenso. Ma anche se una persona al primo momento dà il consenso, ha sempre la possibilità di recedere poi dalle sue terapie. È scritto anche nel codice deontologico medico, mi sembra che sia l'articolo 35, se non sbaglio, insomma uno degli articoli 30. E a Nuvoli lui l'aveva già lottato, e Piero già conosceva questa lotta di Nuvoli, aveva pubblicato in un blog e c'erano degli amici intorno a lui. Noi non siamo riusciti mai a contattarlo, non sapevamo come fare, non eravamo ancora molto esperti anche sul computer e su internet. Poi quando morì Pier Giorgio, lui si fece speranza, dice adesso posso anch'io. È riuscito Pier Giorgio Welby, adesso posso anch'io, e ha chiesto aiuto. Hanno risposto, Marco Cappato ha risposto, perché lui ha chiesto l'aiuto ai radicali, e Marco Cappato è andato a trovarlo, il segretario dell'associazione Luca Coscioni, e ha portato un medico, il medico rianimatore, anestesista dell'ospedale di Perugia, che è Tommaso Ciacca, dottor Tommaso Ciacca, anzi lo saluto, se non so se ci sente, se ci vede, oppure se ci guarderà, se avrà tempo. E il medico voleva fare una cosa veramente alla luce del sole, è andato dal procuratore e gli ha detto che il giorno dopo sarebbe andato in casa Nuvoli e avrebbe fatto quello che ha fatto il dottor Riccio a Pier Giorgio Welby, lo avrebbe assistito con la cura palliativa di sedazione e poi staccato il respiratore. Non gli ha detto nulla, ma il giorno dopo Tommaso Ciacca è stato ricevuto dai carabinieri in casa Nuvoli. Non l'hanno fatto nemmeno avvicinare, si sono messi tra lui e il letto del malato, per paura che lui potesse fare comunque qualcosa.
E il malato che cosa ha detto? Giovanni si è espresso col suo computer e ha detto: allora io non voglio più essere nutrito. Il medico di famiglia ha detto a Maddalena, la sua compagna, di non riempire più la sacca della nutrizione artificiale. Maddalena con mal di cuore, è stata veramente una cosa terribile. Io dico, non so come dire, come spiegarlo. Già quando a me un medico che aveva assistito Piero aveva detto: lei non gli dia da mangiare perché in questa maniera diventa sempre più debole, alla fine il cuore, certo, non batte più. Per me è stata una crudeltà, veramente. E Nuvoli poi è stato sedato con delle medicine, credo che sia stato il Valium, non so quali altre medicine gli abbiano somministrato, per addormentarsi e per essere almeno addormentato leggermente, però soffriva pazzescamente anche di dolori addominali. E alla fine, dopo 10 giorni, Nuvoli è riuscito finalmente a morire. Ma io credo che la sua moglie, Maddalena, lo descrive benissimo in un libro, quegli occhi che urlavano, che io veramente raccomando a tutti, specialmente ai medici, a tutti quelli che non possono e non vogliono capire la sofferenza di una persona e anche la sofferenza di un medico che sta vicino a queste persone. Anche lì il medico di famiglia poi è stato indagato, è stato prosciolto anche lui. E quindi, ecco, vedete, noi, per esempio, noi parenti potevamo essere denunciati, ma non l'ha fatto nessuno, perché si sarebbe complicata la situazione, perché noi dovevamo essere implicati anche in questa stessa cosa, dovevamo essere denunciati pure noi. Io quando l'ho manifestato al giudice, mi sono autodenunciata insieme alla sorella e non c'era nemmeno risposto. Sarebbe stato troppo complicato il caso Welby, e anche il caso Nuvoli sarebbe stato troppo complicato. Certo. Allora, Claudia, proseguiamo, sì, in questo giro anche te con le tue considerazioni e poi una domanda per Mina. Sì, mi preoccupa un po' perché il dibattito qua sulla chat assume dei toni molto molto giuridici, molto tecnici, l'articolo numero tale, il comma numero tale, però un po' questo dibattito io spero che poi riesca anche a svolgersi in un altro modo. Purtroppo questo è il modo in cui è stato svolto finora. Bisognerebbe entrare un attimo un po' più nel profondo delle cose, perché poi c'è un'interpretazione che va data a tutti questi articoli, e se si parte dal dibattito che abbiamo visto finora c'è da aver paura anche del prosieguo di questa discussione. E a questo proposito una riflessione che volevo fare con Mina è proprio sul proibizionismo, e io ringrazio Gianni che ha richiamato come l'antiproibizionismo sia una strategia di governo in realtà non violenta e democratica, che si applica a tanti casi e non solo alla droga, ma anche in questo caso. Infatti anche in questo caso il proibizionismo ha degli aspetti di classe, naturalmente. Ha degli aspetti di classe perché? Perché quando si parla di ricorso al medico, decisione in comune col medico, ricorsi da presentare, decisioni da prendere, bisogna tenere presente che non tutti i malati nelle condizioni di cui si parla hanno i mezzi per sostenere queste azioni, non tutti hanno dei parenti a fianco, il tipo di persone che hanno accanto, e quindi la cosa diventa molto molto diversa se una persona, appunto, come ci raccontava Facci in un articolo, non mi ricordo su che giornale perché ho poca memoria sui nomi, però recentemente Facci ha scritto un articolo in cui parlava della morte di suo padre e di sua madre. Sul libero. E lui diceva la triade medico, paziente, genitore che si forma nelle famiglie agiate come quella sua, perché io gli farei vedere, mi dispiace perché lui ha parlato comunque in qualche modo in favore e contro la legge che era in approvazione, però comunque è un punto di vista che è limitato e riguarda una parte che potranno essere il 20-30% in Italia, io non lo so, ma non tantissimi di più, che sono la parte agiata che ha comunque la possibilità di avere un medico personale che si chiama, che viene a casa, che ha conoscenza che in genere è una cosa abbastanza collegata a un discorso di classe, non sempre, ci sono delle eccezioni, però poi andiamo a vedere negli ospizi, nelle residenze protette, negli ospedali comuni dove mettono le persone comuni, e si vede che le situazioni sono molto diverse, per cui la mia riflessione che chiedevo anche con Mina, anche rispetto alle sue esperienze personali
e di tante persone anche che lei aveva incontrato in condizioni che hanno passato storie simili alla sua, se ha fatto anche lei qualche riflessione su questo aspetto. E poi una seconda riflessione la volevo fare sulla legge d'emergenza, perché comunque mi ricordo i tempi in cui si diceva, anche sulla fecondazione assistita, ma anche sul testamento biologico, cioè c'è un far west, non c'è nessuna legge, va regolamentata in qualche modo, bisogna fare una legge, ed è quasi stato un seguito di, diciamo, tra virgolette, leggi di emergenza, e mai poi c'è stato un approfondimento reale. Volevo chiederle anche un po', ecco, la storia di questa legge, e se c'è stato poi un dibattito, se si è esaurito il dibattito in Parlamento e in pubblico con questo ultimo passaggio alla Camera, o se invece ha un futuro, e su quali diciamo aspetti sono quelli più importanti da mettere a fuoco. L'avete sentito? Sì. Ok, grazie. Prego Mina. Ok Claudia, allora parecchie carne al fuoco. Allora io rispondo qui all'americano che dice, sì, che l'articolo 1,1 era rispettato la scelta di Pier Giorgio e di Nuvoli. Sì, lì c'è scritto così, però poi si contraddice mettendo il codice penale. Quindi come la mettiamo? Ci sono poi i parlamentari stessi, come per esempio anche Rossi Bindi ancora, che dice che la morte di Velvi era eutanasia passiva. Ma eutanasia passiva non c'è, o è eutanasia o è l'esistenza terapeutica. Quindi quello di Pier Giorgio era d'esistenza terapeutica, e la desistenza terapeutica però non si può poi far implicare col codice penale, come è stato fatto anche dal giudice per le indagini preliminari, oppure come a Sassari dal procuratore addirittura, che ha mandato i carabinieri. Quindi è molta, come si dice, sono delle cose una contro l'altra, dice una cosa e poi molte contraddizioni. Tradizioni, è contraddittoria la legge. Affermazioni di principio, però poi chiaramente applicazione di fatto nebulosa della stessa legge, si contraddice perché poi si pone mano al codice penale, quindi alla fine. Sì. Aspetta, che cosa dicevi Claudia? Allora, le mie riflessioni che ti chiedevo erano una sul proibizionismo di classe rispetto alle diverse maniere, sì, di poter affrontare questo problema a seconda delle condizioni, sì, e un altro sulla legge di emergenza, se sono state, come a me sono sembrate, una serie di provvedimenti in qualche modo nella solita scia italiana di legislazione emergenziale, oppure se tu pensi che il dibattito nella Camera e al Senato sia stato approfondito in questa occasione. Allora, quindi sono due cose, sì. Sì, è poco approfondito, è stato preso in maniera punitivo per i cittadini. Certo. Direi che io ho testimonianze da parte di medici, in modo particolare due donne, medico, rianimatori, che hanno eseguito la sedazione di una malata, ambedue avevano una malata di SLA che aveva chiesto di lasciarla morire e di non fare la tracheotomia. Le malate tutte e due erano intubate, dunque una cosa è successa già nel 2007, l'altra cosa è successa l'anno scorso, e una nel nord Italia e l'altra al centro. Quindi ci sono dei medici anche negli ospedali che fanno, che eseguono quello che dice il malato, ma molti medici non lo fanno, è una cosa più forte di loro, perché la paziente o il paziente è ancora capace di intendere, di volere e di esprimersi, e questo gli fa da impedimento. Quindi devono veramente mettersi una mano sul cuore e dire no, è una malattia che è così grave che non può essere più guarita, prima di tutto non può essere guarita, e seconda cosa, con la tracheotomia è soltanto un prolungamento di grande sofferenza e aggiunge sofferenze a questa malattia.
non tutti i malati sono disposti e disponibili a continuare una vita così incredibile come l'ha fatto per esempio Nuvoli, che chiedeva in continuazione di essere staccato, ma da anni. E ci sono invece altri malati che dicono di essere felici, di essere contenti, che vogliono continuare così, va bene, ma hanno scelto loro. E se uno sceglie in quel momento che non lo vuole e viene, insomma, viene non accontentato dal medico, io credo che questa persona deve fare uno sforzo veramente inumano. Io credo che il medico si dovrebbe veramente dire: no, io devo esaudire questa persona e non infierire contro di lei. E essere proibizionista anche lui contro questa persona, anche se è difficile, per il medico è sempre difficile lasciar morire, e in questo caso fare un'azione che non aiuta più a vivere, ma fare il contrario, addormentarla e estubarla. Quindi è difficile, lo credo e lo capisco, però non lo ammetto. Bene, Gianni, anche a te le tue considerazioni, e poi una domanda per Mina. Allora, le mie considerazioni sono su questa cosa, semplicemente una riflessione, prendendo spunto da quanto Marco Pannella ci dice sempre, che questo nostro è uno stato che da criminale abituale è diventato criminale professionale. Questa è una soltanto delle leggi di una serie che completano il nostro ordinamento, che sono criminogene in quanto praticamente istigano alla illegalità, perché io sfiderei chiunque, io conosco anche persone di ambiente cattolico osservanti che si trovano in uno stato di drammatico, quello che ha vissuto Mina, che hanno vissuto altre persone, incomparenti che sono appunto afflitti da malati terminali, ok? Io spesso li ho sentiti appunto pronunciarsi contro l'accanimento, e quindi in qualche modo per lasciare andare, un po' come diceva Giovanni Paolo II, lasciare andare la casa del padre. Quindi con questo doppio passo continuo del dire una cosa e farne individualmente più chiaramente un'altra. Qui in questo stato ci si trova ad essere criminali in modo praticamente inconsapevole in questo settore, ci si trova a essere criminali se si pianta una pianta di marijuana, se ci si trova a essere criminali se si un qualsiasi abitante del Nord Africa sbarca nelle nostre coste fuggendo da situazioni inenarrabili di disagio, e manco senza neanche saperlo è criminale, e lo Stato stesso è criminale all'interno delle carceri, in quanto si perpetra una prassi opposta a quella che la Costituzione prescrive, dal recupero alla rovina di esseri umani. E per quanto riguarda appunto questa cosa di cui parliamo, il testamento biologico, la negazione della libertà è assolutamente criminale, è contraria a ogni principio di cultura giuridica ed europea, e io penso e ho idea, e infatti su questa cosa Mina volevo sollecitarla, che se questa legge passerà anche in Senato senza modifiche, bisognerà riprendere in mano i tavolini probabilmente e andare alla ricerca di un referendum. Referendum, così ci piove di nuovo addosso un no dei cittadini, perché potrebbero di nuovo essere istruiti da parte dei parroci, come è stato fatto per la legge 40, e solo 30%, mi sembra pure di meno, sono andati a votare, e questo potrebbe succedere anche questa volta. Comunque c'è qualcuno che però dice che questa volta non sarebbe così, perché la gente capisce benissimo di che cosa si tratta, e la gente non si vuole far fregare del proprio giudizio su se stessi e come voler terminare la propria vita. E anzi, la gente dice veramente pienamente che loro vogliono una legge sull'eutanasia. Loro mettono tutti i modi del morire in uno stesso calderone. Sì, certo, ci sono anche quelli che vorrebbero che il medico le somministrasse anche a loro
un cocktail per lasciarmi, farli morire e accelerare la fine senza fare ancora cure e prove di insomma, portare avanti ancora le cure per la contro la malattia. Ecco, in questa legge naturalmente questo non c'è, e questo sarà poi ancora una nuova battaglia. Hanno provato anche i deputati radicali a fare un emendamento simile e hanno votato a favore ben 50 deputati di tutte le categorie, cioè trasversalmente, non erano soltanto di sinistra, era bipartisan. Quindi questo mi dà un pochettino di fiducia che se fosse fatta una legge come si deve, dove viene veramente rispettata la volontà del malato, dove non si va più a parlare di quali cure fare, non fare, che cosa dover poter dire, che cosa non poter dire, ma soltanto il rapporto del malato col medico, del malato con il suo fiduciario e poi medico, fiduciario e malato, quando non è più capace di intendere di volere. Non deve centrare assolutamente la religione, non deve entrare nulla di... non deve essere una legge di bioetica, assolutamente no, deve essere semplicemente il diritto del malato di poter chiedere o rifiutare determinate cose, quindi chiedere di essere salvato, di essere curato all'infinito o di non esserlo, oppure anche la scelta anche del essere fatto morire, perché la malattia non è più guaribile in certe condizioni, come esiste già in Olanda, dove è un grave, un forte controllo su queste scelte, e dovrebbe essere fatto anche in questa maniera qui da noi, e allora saremo almeno, per dire così, in Europa, cioè più vicini a altri stati europei. La domanda che si potrebbe fare, Nina, è proprio questa, è la domanda finale. Alla fine sono d'accordo con te che quello che è sotteso a questa legge è un rifiuto dell'eutanasia sotto qualunque forma, ma la domanda vera è questa: a chi appartiene la mia vita? Questa è la vera domanda, a chi appartiene la mia vita? È una questione di diritto, non una questione bioetica, è proprio questa la domanda di fondo che dobbiamo porci prima di dare qualunque risposta, sia sulle questioni di testamento biologico, del testamento biologico, sia sulle questioni riguardanti più in generale l'eutanasia. Bene, e ripartendo il giro da Sergio, ti volevo chiedere, secondo te, visto che abbiamo parlato di referendum, l'impianto legislativo della legge consentirebbe, attraverso un intervento referendario, naturalmente abrogativo, di migliorare parzialmente questa legge o di fargli invertire la rotta? Ma onestamente, o è proprio messa male questa legge, per cui anche un referendum non la scalfirebbe? È blindata? Dovremmo conoscerla più nel dettaglio. Diciamo, francamente credo che è troppo ingarbugliata. Non so se poi non mi sono ancora posto questo tipo di quesito, se cioè attraverso un referendum si possa intervenire per migliorarla, o se non sia, come credo, più logico sperare di intervenire prima e quindi evitare di partorire una legge che allo stato, insomma, sembra francamente improponibile. Io, dal punto di vista delle cose che sono state dette, e ferme restando quelle considerazioni anche di carattere più squisitamente giuridico, per cui ritengo che appunto la legge è profondamente incostituzionale e non possa poi intervenire per i casi in cui
diciamo, il medico è tenuto a proporsi il proprio intervento nella attualità. E mi ricollego a quello che ha detto prima Gianni, che trovo profondamente condivisibile con riferimento a questa ondata proibizionista che investe anche questa materia, e che e in ragione di questa considerazione ritengo anche che probabilmente l'unico risultato che una legge di questo tipo potrebbe portare è una clandestinizzazione anche del morire, quindi sì, costringendo i nuovi casi Englaro a diciamo alla clandestinità. Io ricordo, e sicuramente Mina in questo mi può aiutare, ricordo quello che si diceva durante la vicenda di Pier Giorgio, quando cioè si diceva che si era contrari ad accompagnare Pier Giorgio alla morte, di fatto, e perché si diceva no, piuttosto interveniamo con una legge sul testamento biologico. Poi si è verificata la vicenda di Eluana Englaro e hanno detto no, ma in questo caso noi se esaudiamo quella che è la volontà di Peppino, cioè di Eluana, di sospendere qualsiasi forma di cura e di terapia, in realtà noi non abbiamo la prova assoluta che quella fosse la volontà di Eluana, perché appunto non essendoci una legge non possiamo dirlo con assoluta certezza. Adesso abbiamo superato anche questo argomento, per cui si è frapposto questo tipo di ostacolo, cioè anche nel momento in cui una persona lo dice espressamente, idratazione e nutrizione artificiale sono comunque obbligati. E due ulteriori considerazioni. La prima è con riferimento all'aspetto medico di questa legge, cioè della applicabilità dal punto di vista del medico. Noi siamo convinti effettivamente che i medici saranno contenti di una legge di questo tipo? Io ne dubito. Non a caso proprio l'altro giorno il sindaco di Francavilla, che è appunto un anestesista, parlava entusiastica del subito contento di fare questo passo a Francavilla, perché un passo di questo tipo può servire anche d'ausilio al medico. E in secondo luogo, e concludo, un'altra considerazione a proposito di quelle che sono le condizioni a cui si accennava prima, no? delle famiglie che vengono distrutte da malattie come la SLA, e di quelle che sono appunto le difficoltà poi di carattere gestionale di una situazione di questo tipo. Cioè questi parlamentari che sono andati a predisporre un testo così assurdo e ideologico, hanno idea di quelle che sono le difficoltà di vita di tante persone? Io mi sono confrontato con un paio di esperienze qui nella zona del Brindisino e del Tarantino, siamo stati anche insieme a Mina a trovare il marito del presidente onorario della nostra cellula, per cui ci raccontava sua moglie che aveva 6 persone che era stata costretta ad assumere, con costi assolutamente insostenibili, con una vita che è stata chiaramente distrutta. Io, in occasione del congresso di 2 o 3 anni fa, ricorderai Roberto, che sono venuti a raccontarci la loro esperienza proprio gli infermieri, che in lacrime ci hanno riferito di quando ad un certo punto Mario De Ceglie, così si chiamava, attraverso gli occhi comunicato che non ce la faceva proprio più, che non voleva effettivamente essere più alimentato. Ecco, ho fatto questo riferimento ad una persona che è a me cara, e
per dire quanto poi queste esperienze, questi drammi, modifichino il credo delle persone. Amalia Airoldi, che è la nostra presidente, prima di questa terribile esperienza non era una radicale, non era vicina all'associazione Luca Coscioni, e lo è diventata il nostro presidente proprio in seguito ad un'esperienza così drammatica. Ecco, credo, e poi magari Mina potrà aggiungere qualcosa su questo aspetto, credo che manchi proprio questo. C'è un'impronta profondamente ideologica nel costruire una legge di questo tipo, non si tiene conto di quello che è il dramma che queste famiglie vivono, si lasciano le famiglie che se lo possono permettere nella possibilità di gestirsi i loro drammi, e quelli che non se lo possono permettere devono rimanere intrappolati in una vita. Ecco, credo che proprio l'idea della gabbia, o l'idea di Giovanni Nuvoli, no? in quel libro splendido che anch'io ho avuto modo di leggere, nel quale si dice appunto quegli occhi che urlavano, cioè l'idea di una persona intrappolata nel proprio corpo che attraverso gli occhi soltanto può comunicare. L'unica cosa che comunicava era pietà, era lasciatemi davvero terminare, come diceva Pier Giorgio, non una questione di morte dignitosa, ma di vita dignitosa, perché diversamente finiremmo per svilire anche il senso di quel fine vita. Sì, Mina, vuoi rispondere? Ecco, sì, io saluto tantissimo la signora Amalia, che veramente ce l'ho nel cuore. E ricordo ancora la casa con tutti i ricordi dei suoi viaggi che aveva fatto il marito nell'Africa, nell'Asia, in Sud America, tutti i piccoli ricordi che aveva riempito casa sua. E quando io lo incontrai, mi ricordo che salutava con quegli occhi sorridenti, quasi una speranza di recuperare. Invece questa speranza non c'era più, ma era quasi come rassicurare, e tante volte questi malati lo fanno, rassicurano i propri familiari che loro, cioè che non stanno peggio di quello che i familiari credono. Sono veramente degli eroi grandissimi. Io vorrei qui dire una cosa, quei nostri legislatori legulei che stanno lì dentro su questi scanni, ma questi non si mettono la mano sul cuore, e poi sono stati tagliati tutte quelle risorse finanziarie che servirebbero e servono assolutamente per comunicatori, poi mettiamo il comunicatore all'ultimo, ma mettiamo per primo i LEA, i livelli essenziali di assistenza, dove veramente i comuni e le regioni si devono arrampicare sugli specchi per trovare le risorse come aiutare i malati, e ne ho veramente delle testimonianze. Fanno difficoltà e non sanno tante volte, e danno veramente il minimo che possono dare, e le famiglie sono abbandonate, e quindi si mettono la mano sul cuore e pensino a questo, e facciano un'altra legge anche sulla finanziaria, anche quella deve essere cambiata. Io non dico che devono fare regali, no, non vengono fatti regali, ma il giusto che le famiglie, di cui le famiglie hanno bisogno. Quando ci sono famiglie che possono comprarsi, che possono prendersi badanti e assistenti a proprie spese, lo fanno. Lo fanno, e nessuno chiede di più di quello di cui hanno veramente bisogno. E più si va al sud, e peggio è. E poi ci sta un'altra cosa: le cure palliative in molti casi vengono date veramente col contagocce, e da noi ancora c'è il contagocce sulle terapie contro il dolore. E questo è assolutamente incredibile e non accettabile. Io sento molto spesso persone che
che dicono questo, che fanno queste proteste e dicono non abbiamo abbastanza, non riceviamo abbastanza cura contro il dolore. Contro il dolore non è poi tanto difficile lavorare, perché le medicine antidolorifiche ci sono e devono essere veramente testate sul malato, perché non ogni malato può avere le stesse terapie, quindi lì il medico si deve far venire veramente i medici tante volte fanno il possibile, ma non hanno la disponibilità e non hanno la possibilità tante volte di agire come vorrebbero agire, purtroppo. Certo, adesso sta a me fare la domanda, vero? Giusto? No, siccome Roberto se n'è andato e mi ha chiesto di prendere la conduzione di 10 minuti, mi sembra che nell'ordine che abbiamo avuto prima, ora ti devo rifare altre 2 domande io. O era Roberto che faceva una domanda a noi? Mi sono confusa, scusatemi, però mi sono preparata delle cose che volevo dirti, Mina. Da una parte vedo molto in chat, c'è questo discorso sull'obiezione di coscienza, sul fatto che un medico debba o non debba commettere un omicidio, per virgolette, come sostiene uno dei frequentatori della chat, dice ma il medico, d'altra parte Riccio è stato indagato, poi naturalmente è stato assolto, però comunque è stata scattata un'indagine, perché comunque c'è anche questo aspetto, in qualche modo, che dice il medico cattolico deve preoccuparsi che commette un omicidio. Io penso che se noi riusciamo a vedere, come ho detto prima, la morte come un fenomeno naturale, perché alla fine questo è, che fa parte della vita, il medico ti fa morire così come ti fa nascere, cioè non è che lo scopo del medico supremo è salvarti la vita a ogni costo e che prende una percentuale su ogni vita che riesce a salvare, per cui deve lavorare a cottimo in base alle vite che riesce a salvare. Il medico spesso può accompagnare alla morte perché fa parte del suo lavoro. Accompagnatele, perché prima la gente, magari quando non c'erano medici disponibili, morivano per le strade, appunto, morivano dopo giorni, magari se uno rimaneva ferito in guerra, era capace che stesse anche 5 giorni sotto gli altri cadaveri, cioè la morte è una cosa ben, da una parte più terribile, dall'altra più chiara prima, adesso tutta questa appunto anche ghettizzazione della morte, che è vero che c'è certamente, si muove in maniera isolata, si muove in maniera nascosta, ci fa perdere un po' di vista la morte come fenomeno naturale contro il quale il medico non è che deve contrastarla per forza come se fosse una malattia. Chiaramente se c'è l'appendicite ti opera, ci mancherebbe altro, però non è che il suo scopo sia per forza di operare di appendicite un malato terminale che magari sta già malissimo da mesi e mesi, cioè uno si deve anche interrogare un attimo. E qui da una parte c'entra anche un po' il discorso economico che mi sta ponendo da 2 o 3 domande Collante 007, un nome che è tutto un programma, e lui dice se la nutrizione e l'idratazione artificiale verranno rincarati, c'è il rischio di vedere intasate di medici e infermieri obiettori le corsie dei malati terminali, per cui mi sembra di capire che lui fa un discorso proprio anche economico di quello che ci si guadagna poi alla fine con tutte queste vicende che sono terribili, emotive, che a volte ci coinvolgono profondamente, e poi in realtà c'è chi le vede come occasione di business e valuta in base poi alle spese o alle rese delle varie strategie politiche. E questo è vero, questo è un discorso in qualche modo che riguarda anche quelle che sono le cure palliative, perché anche quello è un discorso che va affrontato, non riguarda direttamente forse i casi che noi stiamo trattando oggi principalmente, cioè Welby, Englaro e Nuvoli, però riguarda un po' anche tante altre situazioni, cioè il fatto di poter accompagnare alla morte una persona attraverso la cessazione del dolore, perché sarà pure un diritto dell'uomo vivere, ma soprattutto morire senza dolore. Cioè perché per forza la morte, come dice sempre Marco Pannella, io in questo mi richiamo perché è una cosa che mi ha sempre colpito quando lui parla appunto delle agonie rantolanti, molti di noi purtroppo hanno avuto modo di vedere di persona queste situazioni, e sicuramente sono cose che colpiscono profondamente e feriscono anche in un certo senso sia la persona che se le vive sia anche tutto quello che è l'ambiente intorno, per cui sono situazioni in cui se c'è il consenso naturalmente del paziente che vuole l'antidolorifico e vuole cessare il dolore, è bene che sia suo diritto in qualche modo morire bene, perché fa parte, può facoltà comunque in qualche maniera da sostenere, secondo me, quella di vivere e morire bene invece che vivere e morire male. E questo però si lega anche un po' un discorso economico che è un discorso molto delicato sulla sanità e sui costi e benefici delle varie strategie politiche. E quindi più che una domanda, Roberto, vedo che sei tornato, ma tu avevi posto una domanda a tutti o bisognava fare ancora domande a Mina? No, io avevo fatto un primo giro di domande chiaramente per Mina, perché chiaramente è interessante
approfondire quello che Mina ha da dirci, e poi chiaramente anche l'interlocuzione con la chat. Non so, io mi sono assentato 10 minuti, quindi sì, io ho parlato un po' con la chat, poi ho introdotto altri due argomenti, diciamo, che già l'avevo accennato prima: la morte come fenomeno naturale e le cure palliative. Perché appunto, per esempio, faccio altri 2 minuti, poi lascio la parola a Mina o chi la vuole prendere, a Gianni. Per esempio, in Toscana succede che a seconda che te muori a Montevarchi oppure a Firenze, che sono a 60 km di distanza, te muori in maniera diversa, perché a Montevarchi muori rantolando in ospedale senza quasi punto di vitto alla morfina, perché Arezzo la situazione è ancora parecchio indietro, su questo Arezzo è una zona tradizionalmente cattolica. E qui, per arrivare alla normalità del levare il dolore, c'è da discutere veramente con l'infermiere, sembra incredibile, però dice no, ma dargli la morfina no, perché poi diventa dipendente. Dice, ma guardi, che una persona in fin di vita ci metterà una settimana a morire, cioè perché non vuoi dargli, che te ne importa se diventa dipendente, forse anche per gli ultimi mesi della sua vita. Cioè qui si parla di anziani nelle residenze protette che soffrono le pene dell'inferno, hanno le piaghe, cioè vorrai dargli un attimo di respiro. Cioè anche le cure palliative, non solo per la morte ma anche precedentemente, che poi un discorso in qualche modo collegati, per cui appunto succede invece a Firenze, perché c'è questo fantastico governo, diciamo, all'avanguardia sui diritti umani, perché abbiamo anche l'assessorato al perdono, da come siamo all'avanguardia. Però in questo caso è vero che, seppure in maniera arbitraria, nel senso che non è regolamentato in maniera scritta da nessuna parte, c'è un protocollo ospedaliero per cui tu, quando sei terminale, ti mettono la morfina. E se possono, se c'è una casa, ti mandano a casa, e te nel giro di da 2 giorni a 6 giorni, perché dipende dalla forza di una persona, dalla resistenza, da tante cose, però muovi senza dolore, cioè muovi a casa se hai delle persone che ti assistono gli ultimi giorni, e muovi senza soffrire e senza dolore, come si dice per virgolette, in grazia di Dio, che poi non è così male alla fine. Però l'assurdo è che poi vai appunto a morire a 50 km più in là, per disgrazia o per sfortuna o per caso, e in realtà cambia tutto. Ecco, io vorrei fare una domanda a Mina, se me lo consentite. Non so se durante la mia assenza di 10 minuti avete già toccato questo argomento. La domanda è abbastanza, molto diretta, e la domanda è questa: Mina, quanto secondo te i 43 ettari di uno stato estero, quello Vaticano, incidono, stanno incidendo, hanno inciso nella politica del nostro paese, nella scelta sulla libertà di vivere o morire, sulla libertà sul diritto alla fine all'eutanasia, il diritto al testamento biologico? Quanto le gerarchie vaticane incidono nel proibire questo? Credo purtroppo molto. Io sto seguendo anche dei blog di preti. E soprattutto aggiungo un'altra cosa: e quanto, evidentemente, come tu vivi, in quanto profondamente cattolica, da quello che io so, questa situazione, questa discordanza tra il tuo credere e quello che sono invece le decisioni della Conferenza Episcopale Italiana, o comunque più in generale delle gerarchie vaticane. Sì, a me sembra che proprio dal Vaticano sta uscendo il pensiero, come se Dio fosse il grande punitore, con colui che tiene le redini, che ti costringe, che ti fa mettere al mondo, però lì poi devi fare assolutamente quello che dice lui. Sì, noi abbiamo dentro di noi la nostra legge morale, ma la mia, io, cioè la mia coscienza, e ognuno di noi, o se sia o di qualsiasi religione sia, se è credente, non credente, se è ateo, non crede in Dio, ma tutti noi abbiamo una percezione di che cosa è giusto e che cosa non è giusto. Quindi io credo che un medico, per un medico è dovere quello che per il malato è un diritto. Da una parte il diritto alla salute, ma anche il diritto alla morte opportuna, cioè quando non c'è più altro da scegliere, quando la morte veramente è l'unico rimedio contro una vita cattiva, perché quando la vita diventa così cattiva, così insopportabile, che solo la morte può ancora essere l'ultima scelta, l'ultima speranza, credo che il malato abbia il diritto a questa ultima speranza. E la stessa cosa per il medico: in quel caso è il dovere di stare vicino al malato e di accompagnarlo in questo senso.
E per quello che riguardo, che ho visto poi gli obiettori di coscienza, fatemi dire una cosa molto cattiva. Allora, ci sono obiettori di coscienza e ne sono sempre di più. Ci sono stati, adesso mi sembra che a come si chiama quella città vicino a Arezzo, l'altra settimana, due settimane fa, sono andati sulla strada delle persone, delle donne in modo particolare, perché non c'è più un medico non obiettore che faccia gli aborti. Allora, io però so anche che questi medici in cliniche private lo fanno, e quello è proibito dalla legge. La legge lo proibisce. Quindi, da una parte, questi medici, chi lo fa? Saranno medici sempre che lo fanno. Se non lo fanno in ospedale, lo faranno in clinica privata. E quindi io direi a queste donne di denunciarlo, questa cosa. Poi, seconda cosa, il motivo per cui i medici non fanno, cioè non praticano gli aborti, è semplicemente perché altrimenti non fanno carriera. Ci sono anche medici che lo fanno lo stesso, però io ho saputo da un medico, dice: io devo fare solo aborti, mi sono stancato, adesso sì, divento obiettore anch'io. E secondo me non ha ragione, io credo di sì. È un medico onesto, che fino lì è stato onesto, voleva stare dalla parte delle donne, e credo che le donne non lo facciano veramente con tanto piacere un aborto. Non lo credo. Io non ho conosciuto nessuna, e sono state molte donne che mi hanno testimoniato questo. E la stessa cosa potrebbe succedere anche per le scelte di fine vita, che ci saranno gli obiettori. Ma io spero veramente che questa cosa finisca, che termini, e che le scelte dei medici negli ospedali, dei posti, non vengano fatte dai partiti, non vengano fatte dalla politica, ma venga fatta per merito, per quelli che sono più meritevoli e stanno più vicini ai malati. Quello è importante. E lì dovrebbero essere fatti delle inchieste, negli ospedali dovrebbero esserci dei moduli dove i malati parlano del medico se è stato di loro gradimento o meno, e allora così poi si scelgono i posti per i medici. Lasciatemelo dire, ma sono parole pesanti, ma non metto la mano davanti alla bocca. No, bene. No, brava, fai bene, Mina. Benissimo, non bisogna avere peli sulla lingua, come si dice, specie in una materia come questa. Gianni. Allora, io volevo dire due cose, intanto una sull'obiezione e un'altra che riguardava gli scenari futuribili per quanto riguarda il referendum. Allora, su per quanto riguarda l'obiezione, io ritengo che quando si è interni a un'organizzazione, appunto, che eroga un servizio pubblico, non c'è obiezione di coscienza che possa negare quello che è appunto il mandato dello Stato, che con la sanità è che è pubblica, deve venire incontro a tutte le esigenze dei singoli, perché cominciare a fare questo tipo di discorsi, noi sappiamo, anzi io so, ma penso è notorio, che esistono addirittura delle associazioni di ginecologi cattolici, cose che a me veramente, se fossi una donna, allarmerebbe, perché a questo punto, voglio dire, c'è un'indagine anche sul credo del paziente, e quindi uno ci si regola di conseguenza. Scusami un momento, mi viene in mente che non ci può essere quella dei ginecologi musulmani. Sì, infatti, no, appunto, poi dopo ci dovrebbe essere anche una per equità, ogni religione ci dovrebbe avere la sua associazione. Il ginecologo, vabbè. Sì, infatti, è una cosa assurda. Sappiamo che Bolognetti ci informa che in Basilicata praticamente non si trovano soltanto obiettori ginecologi. E quindi voglio dire, per quanto mi riguarda, un obiettore che si pone a non dare risposta, un medico obiettore a non dare risposta alla necessità che un malato pone, interrompe un pubblico servizio e dovrebbe, secondo me, essere passibile di una denuncia in procura. Sarebbe come se un conducente di un autobus, perché naturalista o ecologista, dicesse: no, io l'autobus inquina, non lo guido. Se me lo fate elettrico, bene, se non lo guido.
Cioè, voglio dire, non è possibile, è una cosa troppo importante, non si può. Cioè, questo, poi uno Stato che si proclama laico. O quantomeno, se... o quantomeno, insomma, anche perché comunque è un po' opinabile quello che stai dicendo, Gianni, perché senz'altro l'obiezione di coscienza ha un senso, però quando è fondata su determinati, su dei motivi, diciamo, di serietà, e in ogni caso lo Stato deve garantire su tutto il territorio nazionale la possibilità, sì, ai medici obiettori, però ai medici a garantire il pubblico servizio, quindi non assenza di pubblico servizio perché tutti i medici sono obiettori, come è accaduto in Puglia proprio sull'aborto, e Sergio Tatarano ha segnalato questa cosa, vero Sergio, me la confermi, qualche anno fa, un'indagine che è portata avanti anche dalla cellula Coscioni con una richiesta a Vendola. Ricorda un po' tu anche questo episodio, Sergio. Ma, noi intanto partimmo con una... Non voglio rubare la parola, magari finisce Gianni e poi... Sì, io volevo soltanto dire appunto questo, che appunto riguardo all'obiezione per motivazioni religiose, voglio dire, poi uno può cambiare il credo, allora che cosa si fa? Si deve fare una comunicazione, si può essere di un credo di quelli non riconosciuti, quindi voglio dire, mi sembra una motivazione assolutamente troppo poco importante per non svolgere un pubblico servizio. Per quanto riguarda, perché poi non è l'obiezione per cui si sono battuti i radicali, per esempio l'obiezione di coscienza nel servizio di leva, che è ben altro, e che comunque veniva sostituita con un altro servizio, e con cui praticamente lo Stato in ogni caso si riservava il diritto di, in caso di necessità, prelevare anche dal serbatoio degli obiettori in caso di una guerra, di che, per le forze armate. Qui si tratta proprio di una sottrazione, cioè un servizio che non viene più erogato, perché non ci sta nessuno che supplisce e che viene affiancato, e che poi comunque sia un non obiettore può diventare obiettore dall'oggi al domani perché abbraccia un credo religioso, senza, cioè, voglio dire, non mi sembra assolutamente una cosa plausibile, sinceramente. Per quanto riguarda l'ultima cosa che volevo dire, sullo scenario futuribile del referendum, ecco, le perplessità sì, sono tante, è una questione futuribile, dobbiamo però ricordare che c'è stato un grande risultato recente sul referendum, che penso io, almeno opino inutilmente, che comunque sia è il più importante dei risultati, più che il merito, perché poi abbiamo visto che i meriti dei referendum, gli esiti sono stati spesso contraddetti, cioè che è quello del raggiungimento del quorum. Questa inversione di tendenza potrebbe essere un momento da cogliere, da non farsi sfuggire. E è vero che c'è il precedente della legge 40, io opino sempre inutilmente che la legge 40, il referendum, fu perso il raggiungimento del quorum nel momento in cui fu bocciato il quesito unico, che era comunicabile più semplicemente all'elettorato, perché poi gli altri quesiti che rimasero erano molto complicati da poter trasmettere, da poter trasferire il quesito unico. Un quesito semplice avrebbe avuto, secondo me, un esito diverso. Quindi, secondo me, un'ipotesi da dover prendere in esame e da non lasciare, ecco, questo diciamo, lanciamo un piccolo messaggio trasversale, da non lasciare come in preda ad altre forze politiche che poi ne faranno la loro fortuna. A te, Sergio. Sì, allora, no... mi sono appuntato alcune cose. Ti prego, Roberto, di interrompermi se sottraggo troppo tempo agli altri. Non ti preoccupare, Sergio. Ti prego solo di alzare un po' il tono della voce. Sì. Allora, per quanto riguarda la questione degli obiettori di coscienza, noi siamo partiti qua proprio da Francavilla, dove alcuni anni fa abbiamo fatto una piccola indagine, abbiamo scoperto che su 9 ginecologi appena uno non è obiettore qui a Francavilla, e quindi voglio dire, come dati siamo vicini alla Basilicata. E peraltro in quello stesso periodo approfondimmo la questione della pillola del giorno dopo. Ci furono due casi che ci furono segnalati da due coppiette di ragazzini di 17 anni a cui non fu concessa la prescrizione della pillola del giorno dopo. Ovviamente avremmo fatto molto più baccano se i ragazzi non avessero voluto poi rimanere nell'anonimato, e quindi questo chiaramente ci ha reso le cose
è molto difficile. La questione è stata segnalata a Vendola, però diciamo è morta lì, per quanto comunque la Regione Puglia va detto che su questo si è impegnata abbastanza per le ragazze fino a 25 anni è infatti possibile avere la pillola anticoncezionale gratuitamente, quindi questo è un fatto a mio avviso molto positivo, per quanto non so quante ragazze poi siano a conoscenza di questa facoltà che viene loro riconosciuta. Mi vorremmo riallacciare a quello che si diceva prima a proposito della indiscutibile influenza del Vaticano proprio sull'impianto stesso della legge, e non soltanto, perché credo che ci sia proprio una forte componente in ordine alla concezione del dolore stesso, quindi rientra anche il discorso delle cure palliative, cioè la vita è intesa come dolore. Io personalmente non ho nulla in contrario nei confronti di chi la intende personalmente in questa maniera, ma insomma gradirei essere lasciato libero di pensarla diversamente, di lottare perché lo Stato mi possa garantire la eliminazione o la riduzione al minimo quantomeno delle sofferenze fisiche e mentali. E quanto poi alla questione del referendum, credo che lì poi apriremmo un capitolo sul quale proprio come radicali ci dovremmo interrogare. Io ho vissuto in maniera molto tiepida il risultato dell'ultimo referendum, perché credo che sì, il raggiungimento del quorum sia un fatto positivo, tuttavia non possiamo nasconderci un dato, cioè che quel referendum è passato attraverso una totale campagna di informazione inesistente. Quel poco che passava erano messaggi demagogici, sinceramente, che possono essere, diciamo, sul referendum, per esempio quello sull'acqua, si poteva essere a favore o contro. Io personalmente ho lasciato la mia scheda bianca, e, proprio perché volevo che si raggiungesse il quorum, ma né il sì né il no mi soddisfacevano particolarmente. Allora, ma detto questo, dico, dovremmo batterci per l'abolizione del quorum, dovremmo batterci perché effettivamente il referendum come strumento, come istituto, torni ad essere veramente uno strumento di governo da parte dei cittadini, ma uno strumento di governo che è possibile garantire soltanto se c'è un'informazione seria. Chiudo a proposito di quelli che possono essere i passaggi a questo punto, diciamo, per poter incidere sulla stessa legge. Io credo che sia un po' prematuro pensare già al referendum, se si dovesse iniziare una campagna di questo genere io sarò il primo ad impegnarmi, tuttavia credo che al momento possiamo intanto batterci perché non passa in quella maniera, ma una volta che sarà passata, e anzi prima ancora che passi, fare in modo che i cittadini già oggi sappiano che c'è la possibilità di far istituire dei registri nei comuni, fare in modo che ognuno di noi possa, ovviamente con la massima delicatezza, il massimo rispetto del proprio percorso personale interiore, fare già oggi un testamento biologico. Poi se si dovesse arrivare ad una legge che sminuirà il senso di quel testamento biologico, poi andremo a vedere che cosa ne verrà fuori, perché le eventuali eccezioni sulla costituzionalità o meno di quella legge credo che avranno anche degli esiti, e quindi io invito tutti i cittadini a fare un serio esame in questa ottica, cioè lì dove ci sono dei registri andate a depositare il vostro testamento biologico,
o comunque quantomeno fatevelo, realizzatelo anche attraverso un video, attraverso tutte le forme che possano garantire un minimo di autenticità. Quindi poi, se dovesse essere impugnato, questo si vedrà in un secondo momento, ma intanto è quello che già ogni singolo cittadino può fare in maniera veramente semplice. Bene, grazie Sergio, ti ringraziamo per questo tuo intervento e sicuramente le cose che hai segnalato da fare, cioè appunto battersi per l'istituzione di un registro per il testamento biologico nel proprio comune, effettuare magari attraverso un video un proprio testamento biologico, sono intanto dei punti di partenza importanti. Poi vedremo, nel caso in cui si dovesse instaurare qualche giudizio penale, in sede penale, se sarà possibile anche sollevare la questione di legittimità costituzionale. Ecco, io volevo chiedere, fare una domanda questa volta per tutti. La domanda è questa, è molto semplice. La paternità di questa legge, perché questa legge, secondo voi, a chi si può ascrivere veramente? Cioè, voi siete davvero convinti che la maggioranza di questo governo avesse tutto questo interesse ad approvare una legge del genere? Da chi cominciamo? Cominciamo. Se un elenco lungo. No, cominciamo. Da chi cominciamo con la parola? Ah, Claudia, vai Claudia. Ok, sì, volentieri, perché guardi, mi avevo già segnata posizione del PD, perché mi sembra che stiamo arrivando a questo e naturalmente te l'hai posta, diciamo, come... Non ti sento? Sì, no, perché lì, sì, okay. Ti sento benissimo, ti Claudia. No, perché le matrici, appunto, è lì che puoi arrivare, no? Le matrici sono talmente varie... Com'è? Sono talmente variegate le matrici che hanno favorito l'approvazione, stanno favorendo l'approvazione di questa legge. Quindi anche nel PD. Sì, perché sicuramente, se da una parte, poi pensiamo anche appunto a quello che ha richiamato Sergio, il referendum sulla legge... sulla legge quella per la fecondazione assistita, cioè in tutte queste vicende via via c'è stato sicuramente da parte del centrodestra e di alcune parti del centrodestra un atteggiamento integralista piegato alla gerarchia vaticana, oscurantista, medievale, tutto quello che vogliamo, questo è vero, però è anche vero che dall'altra parte, nella classica definizione dei capaci di tutto e dei buoni a niente, perché tanto così è, alla fine non c'è stata assolutamente, non solo non c'è stata un'opposizione veramente che fosse un'opposizione netta, chiara, a tutte queste appunto proposte, che comunque proposte e leggi che vengono dal centrodestra, ma non c'è stato nemmeno un interno, diciamo, in qualche modo una linea politica interna che chiaramente e nettamente favorisse o sfavorisse alcune posizioni rispetto a altre. Cioè, quello che almeno ho visto nel PD è che la posizione del PD è assolutamente indefinibile, perché è composto di, è vero, per carità, ogni forza politica è composta di tante, vuoi chiamarle correnti, vuoi chiamarle sensibilità diverse, vuoi chiamarle diversi punti di vista, e questo è normale ed è anche una cosa positiva. Però alla fine ci dovrà essere una linea politica, e io dall'opposizione di sinistra mi aspetto una linea politica che sia laica e che affermi nettamente i diritti umani, i diritti personali, i diritti liberali anche, perché no, certamente, di fronte a quelle che sono le posizioni integraliste e a quelle che sono le posizioni invece oltranziste dall'altra parte. Io questo nel PD non lo trovo su questo argomento, non lo trovo su tantissimi altri, non l'ho trovato quando era al governo, non l'ho trovato adesso che lavora come opposizione. Vabbè, d'altra parte si sa, questa è la mia posizione personale e non pretende di essere una verità assoluta, però anche rispetto al referendum, il referendum lo promuovo, almeno a gran voce ha detto fin dal giorno prima, io farò il referendum subito da domani, Ignazio Marino. A parte che poi bisogna vedere, perché Bersani, io ho avuto una lettera perché sono iscritta a una mailing list del PD, perché comunque mi interesso e seguo, perché per poter parlare anche degli non nemici ma avversari, perché per me è un avversario, chiaramente, bisogna anche poterci conoscerli, per cui ricevo delle mail. Ieri mi vedo scrivere da Bersani che mi dice, appunto, non solo da una parte mi dice questa manovra è iniqua, rovina l'Italia, e dall'altra, subito dopo tre righe sotto, mi dice questa manovra è giusta per l'Italia, è equa per l'Italia. Bene, allora una manovra infame è buona per l'Italia, perfetto, è un buon inizio. E poi dopodiché conclude dicendo, il giorno dopo che la manovra viene approvata lui se ne deve andare, riferito a Berlusconi. Allora, questo giorno è già avvenuto, se non sbaglio, no? Perché è già operativa la manovra, ci sono i ticket, da domani, c'era scritto ieri nei News, per cui vuol dire che è già operativa.
Allora, cioè, È una fissa questa di Keanu con capito? Berlusconi. Allora uno dice da domani comincio, bisogna vedere se è vero, tanto per cominciare, perché a questi punti siamo, nemmeno che uno si chieda nella lunga durata che farà il PD, cambierà completamente linea, idea, ogni 5 minuti gli parte un treno perché non ha una linea politica, purtroppo non ce la fa ad averla, cioè, d'altra parte questo è ciò con cui dobbiamo convivere. E quindi diventa tutto molto difficile, anche il discorso sugli obiettivi di coscienza per me andrebbero perseguiti semplicemente perché interrompono il servizio pubblico. Se vogliono andare a fare gli obiettivi di coscienza lo vanno a fare nelle loro cliniche private, che peraltro sono tutte ampiamente e lautamente partecipate, no? Come si dice per le cliniche non partecipate, sono convenzionate. E quindi a un certo punto questa è la realtà dove viviamo. Non è una gran cosa, cosa possiamo fare per migliorarla? Referendum non lo so perché comporta una serie di difficoltà enormi come tutti i referendum, come noi ben sappiamo, e non ultima quella che non abbiamo l'appoggio perlomeno dell'opposizione, quella che dovrebbe essere con noi, per cui dovrebbe aiutarci, costituire con noi il comitato referendario, da avere accesso a quella che è l'informazione, perché naturalmente noi radicali a fare un referendum, no, io almeno sarebbe una cosa alla quale non penserei nemmeno per scherzo. Perché non ce ne sono le risorse e le forze, anche perché ormai sappiamo bene quanti ostacoli ci mettono in moto e ci mettono di fronte la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione e l'informazione che non funziona, gli autenticatori, cioè poi il quorum e poi dopo, quando hai fatto il referendum, fanno una legge diversa, oltretutto. Quindi è per quello che io sono un po' scoraggiata, anche se l'arma referendaria è un'arma forte e importante, certo. La disobbedienza civile su questo tema è molto difficile riuscire a immaginarla per ovvi motivi, cioè uno non entra nemmeno nel merito perché sennò sembra che uno scherza con la morte, cioè per carità, però insomma è improponibile fare obiezioni di coscienza se non come ha fatto in un certo senso il dottor Riccio che ha fatto un'obiezione di coscienza, questa è una cosa che la classe medica si mette una mano, non sul cuore perché io questo non lo pretendo da nessuno che si metta una mano sul cuore, che si mette una mano sulla coscienza. Capito? Che almeno quella comunque, se poi magari la mette sul nulla, molto probabilmente può darsi anche che la metta sul nulla, però i medici dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza e aprire gli occhi un attimo, perché poi d'altra parte è un po' come per il dibattito sulle droghe, cioè la prima raccomandazione della Commissione globale sulle droghe, quella recente di un mese e mezzo fa, è che appunto dice che ci sono tantissimi leader politici e personaggi pubblici che la pensano in un modo privatamente e in un modo la pensano poi pubblicamente. E poi magari aspettano di essere ex capi di Stato per dirlo chiaro o per parlarne in maniera netta anche in pubblico. E questo accade anche un po' molto probabilmente su questo tema. Può darsi benissimo che ci sono autorevolissimi personaggi, leader politici, che poi in pubblico votano contro e poi nella loro famiglia tranquillamente chiamano appunto la triade, chiamano la triade, che non si chiama triade a caso, perché c'è tutto un aspetto anche particolare in questa cosa dell'eutanasia, che d'altra parte può anche essere usata, ricordiamocelo, al contrario, per uccidere il povero vecchietto ricco perché si vuole che accedere all'eredità e allora si dice soffriva troppo, abbiamo dovuto terminarlo. Per cui c'è anche l'aspetto contrario che va comunque tenuto presente insieme anche all'aspetto economico. E quindi la soluzione è in una forte azione politica, forti iniziative politiche che ci permettano di essere più presenti all'interno del Parlamento, all'interno delle amministrazioni, cioè se no rinunciare, se no uno va a buttarsi in arno, cioè rilanciare e moltiplicare le iniziative politiche insieme a tutti coloro che sono obiettivo comune di qualunque razza politica, credo religioso o inclinazione culturale voglia fare questa battaglia insieme a noi. Mina. Sì, io in gran parte, cioè, anzitutto, condivido assolutamente con Claudia. E io adesso io vorrei mettere proprio il punto forte sull'informazione, che adesso in estate non esiste. Comunque c'è la signora che aveva dato disponibilità e ha detto che... Lucia Annunziata. Ecco, Lucia Ah, Lucia Annunziata, Annunziata. sì, La la signora, che ringrazio. carina che sei, Mina. Ex direttrice Cioè, La veramente, vecchia bello. Galoppante che mi fa dimenticare i nomi, si è resa disponibile e io credo che si potrebbe intavolare anche adesso in estate, ma in prima serata, non a notte, mezzanotte, le 2 di notte, dove la gente va a dormire e c'ha sonno. Quindi fare anche delle discussioni, si possono fare anche in modo piacevole. Fare racconti di vita, per esempio, anche su questo. E poi,
E poi adesso credo che in agosto ci sarà naturalmente di nuovo il meeting di CL a Rimini, e lì vorrei sentire come si rompono di nuovo le bocche a glorificare questo schifo di legge, e quanto è buona e quanto è bella e come si vive bene e come è bello la vita anche quando non è più vivibile, e per offrire non so che cosa al Signore. No, il Signore non vuole la nostra sofferenza. Io credo che tutti noi siamo fatti anche per vivere e godere questa terra, ma purtroppo siamo noi dell'Ovest moltissimi colpevoli, siamo proprio noi i colpevoli per il terzo mondo, come vivono in situazioni veramente proibitive e in abbandono. Qui sarebbe di nuovo da lanciare la cosa per il mondo, contro la fame nel mondo e contro la non democrazia nel mondo e contro tutti quelli che devono vivere, devono morire. Noi li condanniamo a morire, tanti bambini, ogni minuto muore un bambino, e questo è veramente la colpa di noi che abbiamo la glorificazione della tecnologia che ci mantiene in vita, mentre quelli dovrebbero essere aiutati a vivere meglio. Come la mettiamo? Allora, la crisi dove sta? Dove sono inguattati i soldi? Dove sono? Devono essere reinvestiti, non soltanto pensare alla, come si dice, al debito pubblico, non solo quello, ma reinvestire i soldi per creare lavoro, creare posti di lavoro, e poi quando le persone lavorano e sono pagate, allora possono sì comprare le cose, ma altrimenti con che cosa compriamo? Bene, Gianni. Allora, io per quanto riguarda gli ispiratori e da dove proviene questa legge, vorrei dire che purtroppo il periodo non poteva essere peggiori, cioè il periodo di una chiara discesa del berlusconismo, di Berlusconi, e che quindi praticamente dà adito ai famosi colpi di coda, recupero di consensi in area cattolica, gerarchie vaticane e così via. Purtroppo questa cosa del recupero di consensi è un po' trasversale, perché il Vaticano è presente nelle nostre camere un po' in tutti i partiti, anche a sinistra, perché lo vediamo, insomma, non ci sono opposizioni nette e schierate e precise su questa cosa, e quindi purtroppo è prevedibile anche che il futuribile, appunto, di cui si parlava, referendum, sarebbe una fatica improba. Staremo a vedere un po' se ci saranno modifiche al Senato e quali posizioni prendere. Certo è che proprio in questo periodo, durante l'estate, l'agosto, le condizioni per molta parte della popolazione che sta negli ospedali o sta nelle case, famiglie con malati terminali e così via, è ancora, se possibile, più drammatica, perché le condizioni, come nelle carceri, parallelamente il caldo purtroppo acuisce ogni tipo di sofferenza, e costoro saranno le vittime sacrificali di questo tipo di condotta criminale, criminogena, rispetto a questo argomento di questo governo. Bene, Sergio, vai. Sergio, pure a te la parola. Sì, ma penso che ci sia una particolarità, condivido le analisi che sono state fatte dagli altri. Aggiungo che credo che siamo in una fase di totale svilimento della politica, nel senso più nobile del termine. Suspense. Ecco. È partita una sirena, Sergio. Sì. Stanno venendo da risultare, secondo me.
dicevo, c'è uno svilimento della politica, nel senso che c'è una perdita totale di anche di quelli che possono essere dei principi di determinati partiti, tanto per parlare del Partito Democratico. Il Partito Democratico oggi che cosa rappresenta? Cioè non rappresenta sostanzialmente nulla, e non c'è un dibattito politico su questioni serie che si ferma solo e soltanto su quelli che possono essere ipotesi di governo all'italiana, in buona sostanza. Quindi è ovvio, conoscendo la storia del nostro partito, conoscendo la storia di quello che era e che fu il Partito Comunista Italiano e di tutti quelli che ne sono seguiti, che cosa ci possiamo mai aspettare su temi come il testamento biologico da parte di soggetti e personaggi alla D'Alema o alla Veltroni? È normale che questi partiti abbiano questo tipo di posizioni su un argomento come il testamento biologico. Se già ci spostiamo sulla legge elettorale, vediamo i papocchi che preparano. Quindi voglio dire, non mi meraviglio del fatto che esistono alcune forze politiche che hanno l'interesse a battere su questi argomenti in un momento di povertà e di deserto come quello attuale da parte delle opposizioni. È normale che trovino la strada spianata, quindi mi sembra che la situazione sia abbastanza preoccupante da questo punto di vista. Soltanto per replicare a quel ragazzo che scriveva in chat e che ci criticava per non aver parlato in sostanza con il testo alla mano, io anche adesso ho cercato di reperire qualcosa sul sito della Camera, ma non ce l'ho fatta. Non c'è. Ecco, e mi limito a commentare quello che era il testo uscito dal Senato, che so che ha subito delle timide modifiche, ma comunque non particolari, dito il fatto che da tre si passa a cinque anni, ma in soldoni le cose e i punti più criticabili che abbiamo criticati, in particolare il discorso sull'idratazione e nutrizione artificiale, e in secondo luogo quella presa in giro che spacciano come alleanza terapeutica, che in sostanza è la delega al medico delle scelte della persona. Quindi la persona esprime quelli che vengono chiamati orientamenti e poi a decidere sarà il medico, con tutte le difficoltà che ovviamente ne deriveranno. Questo solo per rispondere alle critiche dei giudici. Queste sono le condizioni in cui siamo costretti ad operare. Bene, grazie Sergio. Sono quasi le 7, quindi sono quasi trascorse le 2 ore, e devo dire che sono volate queste 2 ore, perché evidentemente l'argomento Bello. È molto interessante, e i nostri interlocutori poi sono stati molto bravi: Claudia Sterzi, Mina Guerdi, Gianni Coracione e Sergio Tatarano. Io però, prima di chiudere la trasmissione, vorrei fare un ultimo giro, lasciando un minuto a testa a ciascuno di voi per dire quello che gli pare. Quello che gli pare su questa legge schifezza, si arrabbierà americano, ma è la mia opinione, quindi la difendo. E un minuto a testa per dire la parola di chiusura su questa legge schifezza. Claudia. Sì, guarda, allora prendo l'occasione, spero di metterci meno di un minuto per lasciare più tempo a Mina, per richiamare un attimo. Io ho cominciato a interessarmi di questa battaglia nel 2007, quando ero in sciopero della fame per la moratoria sulla pena di morte. Mi parvero due temi strettamente connessi, perché era per una morte senza pena e contro la pena di morte, e questo è stato un discorso che io, quando ho fatto questa riflessione, si era appena stati a Bruxelles per la riunione del Consiglio Generale del Partito Radicale Transnazionale, per l'ingresso di Israele e Turchia nell'Unione Europea, e eravamo lì a farci raccontare in quell'occasione da una serie di popoli, come sempre noi vediamo in queste occasioni transnazionali, che avevano subito degli orrori, delle invasioni della vita, del terrorismo puro da parte dei loro regimi, ai quali era molto difficile spiegare perché allora era stato negato il diritto a una morte senza pena, ma addirittura imposta la pena di morte e la tortura senza alcun motivo.
e per cui richiamo questo e scusate se ho preso più di un minuto. Prego, Sergio. Ma niente, credo che abbiamo detto tutto quello che si poteva dire su questa legge, credo che sia auspicabile che non venga approvata, credo che come ho detto all'inizio soprattutto è una legge che non serve assolutamente a niente e a nessuno, perché una legge sul testamento biologico, sul fine vita, dovrebbe essere una legge diciamo, che dovrebbe essere utilizzata dalle persone in questa maniera, attraverso questo tipo di iter assolutamente sconclusionato. Non si farà altro che scoraggiare le persone a fare una scelta di questo tipo, quindi l'augurio è che si metta mano e che si eviti una legge di questo tipo, e viva la libertà. Gianni, io penso che dovremmo mobilitarci parallelamente, come nelle carceri, come poi vedremo anche ha fatto l'Associazione per la Grande Napoli, in un lavoro che apparentemente è sporco, cioè scendere davanti le residenze per malati terminali, mobilitare le famiglie, sensibilizzarle o raccogliere firme, mobilitare gente che si sente defraudata della propria libertà. Questo. Bene, Mina. Sì, io direi di continuare a depositare il testamento biologico dove è possibile, e oppure andare anche dal proprio medico e farlo insieme a lui, redigerlo, farlo firmare da lui, oppure poi, se in comune non c'è, depositarlo in fotocopia, naturalmente tenerselo, con una lettera al protocollo e darlo al sindaco. In questa maniera, anche per far capire che è una cosa che è necessaria che i comuni facciano, e in futuro io credo che tutti i cittadini mobilitarsi uno l'altro, come è stato fatto per l'ultimo referendum per l'acqua, per il nucleare. E quindi io credo che i cittadini tra di loro devono mobilitarsi e possono fare moltissimo, e poi vediamo come organizzarci tutti quanti insieme. E io penso che anche dall'Associazione Luca Coscioli partirà poi una mobilitazione che poi verrà pubblicizzato, ve lo diremo, e si farà qualche cosa insieme in tutta Italia, veramente qualche cosa di importante, dove i cittadini capiscano, e intanto informare. Ecco. Leggete, prendetevi i libri che esistono nelle librerie, ci sono tanti, e uno in modo particolare vorrei raccomandare, ed è quello che è Testamento biologico di Giorgio, è un medico che lavora al San Raffaele a Milano, e però adesso è in pensione, e lui adesso fa soltanto informazione proprio su queste tematiche, un libricino piccolino, bianco-verdino, io non mi ricordo il nome di questo libro. Ma niente, posso aiutare, sì. Vediamo se lo troviamo su Google. Bene, allora faremo questa ricerca su Google, o comunque troveremo il modo di trovare questo libro e farne magari una recensione. Io ringrazio veramente tutti, ma in modo particolare ringrazio Mina Welby, che come al solito è stata dolcissima, gentilissima, e io spero che si sia soprattutto divertita con noi, nonostante non si sia parlato di un tema così serio. Ecco, spero questo. Abbiamo trovato il testo. Ah, ditelo pure, ditelo. Giorgio Cosmacini, il titolo? Il titolo è Testamento biologico. Testamento biologico. Quindi Mina Welby, consiglio a tutti. Io lo raccomando, perché è scritto molto bene, molto divulgativo, preciso, e porta sia le cose del medico che da parte giuridica, medica e giuridica. Bene, addirittura c'è nella chat. È anche orientato in modo religioso per le persone credenti, quindi nessuno può dire qualcosa contro. Allora, intanto abbiamo un messaggio dalla chat, complimenti per la trasmissione da parte di molta gente, e la chiusura di questa trasmissione non può che essere, visto che abbiamo parlato anche di informazione,
Collante ci dice: grazie per averci regalato questa trasmissione, meritava la prima serata a Reti Unificate. Ciao Luca, quindi dice anche il suo vero nome. Veramente grazie a tutti voi, grazie a Mina Welby. Ricordo che tutta la trasmissione sarà pubblicata su YouTube e ciascuno di noi la potrà rivedere sul sito www.tvradicale.it. Salutiamo i nostri ospiti, torniamo nello studio e torniamo, ecco, siamo tornati nel nostro studio.